Buongiorno, sono Alessandro Mandraffino, medico, odontoiatra, lavoro a Roma, in Italia, e mi occupo prevalentemente di posturologia e di gnatologia. Nel nostro workshop che ci sarà il giovedì 11 aprile, noi parleremo soprattutto di posturologia con l'obiettivo di creare un linguaggio comune che permetta a varie figure professionali operanti nel campo sanitario di interagire parlando lo stesso linguaggio. Quindi creare, il nostro obiettivo è creare un linguaggio comune affinché tutti possiamo parlare la stessa lingua e quindi comprenderci bene in campo medico-posturologico. La posturologia è quella branca della medicina che si occupa di studiare la posizione del corpo nello spazio, sia in statica, cioè da fermi, che in dinamica, quindi in movimento. Concorrono a generare la posizione del corpo nello spazio vari fattori. Io faccio sempre l'esempio ai miei studenti di un computer con delle entrate, con delle informazioni, quindi che arrivano a questa unità centrale e poi vengono elaborate e quindi si ha il risultato che è il frutto di questa elaborazione. Il computer, nel caso della posturologia, sono i centri superiori, l'encefalo e tutti i centri superiori. Le entrate sono rappresentate dalla entrata oculare, cioè la vista, dall'entrata vestibolare, quindi il sistema vestibolare con i canali semicircolari, l'entrata stomatognatica, che è in pratica la bocca, che oggi si chiama distretto cranio-cervico-mandibolare. E poi abbiamo l'entrata podalica, che è l'appoggio dei piedi sul terreno. Delle alterazioni a livello di queste entrate possono generare a vario livello delle alterazioni di natura posturale. Diciamo che le informazioni dalla periferia, quindi tramite queste entrate, arrivano a livello dei centri superiori, vengono elaborate e immediatamente ci sono delle uscite che vanno ad agire soprattutto sui muscoli per riportare il corpo in equilibrio. Quindi comprendete bene come sia importantissimo conoscere quali siano le entrate posturali per poter poi correggere una eventuale anomalia posturale sia in statica che in dinamica. Il metodo che noi abbiamo sviluppato qui in Italia si chiama DDI, cioè Diagnostica Dinamica Integrata. Ed hai il compito di studiare in maniera precisa, in maniera ripetibile, quindi in maniera dal punto di vista medico scientificamente validata, lo stato delle entrate posturali, per poi meglio definire qual è il percorso terapeutico a cui il paziente deve sottoporsi per correggere le eventuali anomalie posturali generate dalle informazioni errate. Quindi noi utilizziamo prima di tutto l'esame anamnestico, quindi cerchiamo di stabilire un rapporto empatico con il paziente che ci permetta di comprendere quali siano le sue problematiche. Poi abbiamo l'esame clinico obiettivo, che quindi valuta sia in statica che in dinamica qual è il problema eventuale del paziente. Ed infine abbiamo gli esami ausiliari diagnostici, rappresentati soprattutto dalla pedana barovodometrica, che sia in statica sia in dinamica ci danno delle importanti informazioni sullo stato di salute dell'individuo. Ora, nel workshop noi esamineremo insieme tutti i vari step da seguire per arrivare alla diagnosi, per arrivare all'inquadramento posturale della persona. Quindi partiremo con l'esame clinico. E darò a ognuno di voi una cartella clinica affinché impariate a fare l'esame anamnestico specifico per quanto riguarda l'alterazione posturale. E poi con l'esame clinico integrato eventualmente da alcuni test facilmente eseguibili, noi evidenzieremo qual è il problema posturale del paziente. Adesso cominciamo con l'esame clinico. La prima cosa che va esaminato ovviamente è il paziente. Il paziente va esaminato nella visione posteriore del corpo, nella visione laterale e poi chiaramente nella visione anteriore. Cominciamo con la visione posteriore. Noi dalla visione posteriore che cosa vediamo? Vediamo prima di tutto la posizione della testa rispetto alle spalle, vediamo la posizione delle scapole, la destra e la sinistra.
Esaminiamo il triangolo della taglia, che è questo spazio che si trova tra l'arto superiore del paziente e il tronco del paziente. Vediamo che sia simmetrico. Poi esaminiamo le SIPS, che sarebbero in pratica le due fossette presenti a livello della schiena. E poi chiaramente esamineremo le gambe. Adesso cominciamo per semplicità ad esaminare la testa del paziente. La testa del paziente è abbastanza ben posizionata, nel senso che vedete che è posizionata al centro della schiena, che non è inclinata né a destra né a sinistra. Passiamo ad esaminare le spalle, e qui già esaminando le spalle vediamo che c'è una leggera asimmetria tra la spalla destra e la spalla sinistra. Passiamo quindi a esaminare le scapole, e qui maggiormente si vede che la scapola di destra del paziente è posizionata più in basso rispetto alla scapola sinistra. Instituto Tecnológico de Naturopatía, Dr. Misael Acosta Solís. Formamos profesionales que aman la vida. Tecnológico Misael Acosta Solís. Profesionales en medicina natural y alternativa. Riobamba, Loja 3115 y Buenos Aires. Teléfono 2-961-680. Matrículas abiertas. Ama lo que haces. Aprende cómo. Questo quindi ci fa pensare che ci sia una leggera contrazione delle catene muscolari a destra, per cui questa spalla e questa scapola sono più basse rispetto a quelle a sinistra. Ovviamente la conseguenza quale sarà? Che anche il triangolo della taglia sarà leggermente aumentato dalla parte dove c'è questa contrazione. Durante la parte teorica del workshop io vi parlerò delle catene muscolari. Le catene muscolari sono dei gruppi di muscoli che vanno dalla testa fino al livello dei piedi. Che cosa sono le catene muscolari? Sono quindi dei muscoli uniti tra loro da una fascia. Queste catene muscolari decorrono lungo tutto il corpo e quindi riguardano tutto il corpo, dalla parte superiore fino alla parte inferiore. Quando noi vediamo una contrazione del genere, chiaramente noi ci troviamo di fronte a una catena, in questo caso muscolare posteriore, più contratta, quindi più chiusa, rispetto a quella controlaterale, quella della sinistra del paziente sempre. Quindi noi che cosa faremo? Prima di tutto dobbiamo vedere il perché questa catena muscolare è più contratta rispetto a questa, e poi dobbiamo cercare nei limiti del possibile di allentare questa contrazione, affinché il paziente possa ritornare in equilibrio. Quindi l'obiettivo fondamentale della visita posturale è evidenziare non solo qual è la patologia, ma evidenziare dove si trova il problema. Perché? Perché evidenziando dove si trova il problema noi possiamo agire facilmente per riportare il tutto in equilibrio. Quindi questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare. Nel caso della paziente, ripetiamo, abbiamo una contrazione soprattutto a livello della parte destra rispetto alla parte sinistra, e quindi bisognerà agire sulla catena muscolare di destra. Ora è chiaro che va visto come materialmente questa contrazione si è generata, cioè è una contrazione correlata con un appoggio podalico errato, è una contrazione generata da una malocclusione, è una contrazione generata da un disturbo visivo, è una contrazione generata da un disturbo a livello vestibolare. Quella è, diciamo così, la base della diagnosi. Quello noi dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di capire perché
si è generata questa maggiore contrazione e quindi eliminarne la causa. Una volta eliminata la causa, noi interveniamo con la riprogrammazione posturale globale, che è un metodo di riabilitazione che permette di riportare il corpo del paziente in equilibrio. Quindi fondamentalmente lo schema è questo: esaminare le varie entrate del paziente, vedere quale è in disfunzione o malfunzione, rimuovere quindi la causa della disfunzione e della malfunzione e riportare quindi la funzione nello specifico in equilibrio. Una volta riportata in equilibrio, il fisioterapista, l'osteopata, il massaggiatore agirà sulle catene muscolari per riportare il tutto nelle condizioni migliori per il paziente affinché il paziente non abbia dolore. Materialmente poi si esamina la schiena del paziente e facendolo piegare esaminiamo se ci sono delle alterazioni dei gibi a destra o a sinistra e in ogni caso se la colonna vertebrale è dritta oppure ha delle curvature anomale che potrebbero essere correlate con un inizio di scoliosi oppure con un'alterata contrazione da una parte o dall'altra del corpo. Nel caso specifico diciamo che la schiena non ha piegature, non ha curvature particolari e non sono visibili gibi né a destra né a sinistra. Quindi concludendo, l'obiettivo del workshop sarà insegnarvi a fare un esame clinico obiettivo del paziente per poter arrivare a una formulazione diagnostica e quindi a programmare un piano terapeutico che possa risolvere il problema che ci troviamo ad affrontare. Prima di tutto questo, ovviamente, ci sarà una parte teorica nella quale verranno spiegate bene quali sono le entrate posturali, come queste entrate posturali possono essere alterate, come possono essere corrette e quali sono gli esami ausiliari diagnostici che vanno ad integrare l'esame clinico obiettivo del paziente e quindi vanno a integrare tutti quei test che permettono di farci capire con precisione qual è il problema del paziente. Grazie.